Adesso ci focalizziamo su due segnali, perché in uno di questi c'è un enorme trabocchetto. Il primo è strada senza uscita. Indica che la strada è senza uscita, senza sbocco, e per uscire da lì dobbiamo fare un'inversione di marcia, quindi tutti i veicoli devono tornare indietro, e questo è facilissimo. Il secondo segnale però, che è preavviso di strada senza uscita, c'ha un piccolo trabocchetto. Indica praticamente la stessa cosa e quindi ci preavvisa che più avanti potremo trovare una strada senza uscita e i veicoli per uscire da lì sono obbligati a tornare indietro. Ora, pezzo difficile. All'interno di questo segnale c'è una domanda e la domanda che frega tutti è questa. Il segnale non vale per i pedoni. Vero. Perché? Perché i pedoni in una strada senza uscita magari loro hanno libero accesso. Facciamo un esempio. Immaginate che arriviamo in uno spiazzo dove c'è un giardino. I veicoli non possono entrare all'interno del parco, ma i pedoni sì. Quindi i pedoni possono passare. Questo segnale non, ricordatevi, non vale per i pedoni.